Francesca Barra e Claudio Santa Maria. Francesca Barra in lacrime. La giornalista ed opinionista fissa del programma di Piero Chiambretti CR4 La Repubblica delle Donne ha tenuto una conversazione via Skype su un programma Rai. La trasmissione in questione è Storie Italiane, condotta con grande successo da Eleonora Daniele ed in onda su Rai 1, ogni giorno dalle ore 10. Negli ultimi giorni, il programma è stato prolungato. Infatti, non va più in onda fino alle 12 bensì fino alle 13:30, vista la temporanea sospensione della prova del cuoco di Elisa Isoardi. Il motivo è dovuto al coronavirus, l'epidemia di origine cinese che sta letteralmente impaurendo tutto il nostro paese, in quanto, anche qui, sta portando molti contagiati oltre 23.000 e tanti decessi 2.158 al momento stando alla Protezione Civile. Eleonora Daniele si allunga a causa della cancellazione della prova del cuoco, Storie Italiane ha prolungato la sua durata. Un impegno sicuramente faticoso per Eleonora Daniele, che è anche incinta di una bambina. Ogni giorno, il programma di Rai 1 si collega in giro per l'Italia per informare sulla situazione nei centri e nelle periferie in tempi di coronavirus. Non mancano poi collegamenti via Skype con personaggi famosi. Oggi, ad esempio, ci sono stati collegamenti con Riccardo Fogli, Davide De Merinas, Francesca Barra e Claudio Santa Maria. Ieri, invece, c'è stato Albano Carrisi dalla sua abitazione a Cellino San Marco. Il cantante ha parlato di terza guerra mondiale, in merito al coronavirus. Francesca Barra piange a Storie Italiane. Francesca Barra non è riuscita a trattenersi, durante l'intervista Skype con Eleonora Daniele a Storie Italiane. La giornalista era seduta vicino a suo marito Claudio Santa Maria, il quale ha dedicato alla conduttrice Eleonora Daniele una performance acustica del brano di Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu. Infatti, Santa Maria interpretò Rino Gaetano, in un'apprezzatissima fiction trasmessa su Rai 1 nel 2007 dal titolo Rino Gaetano Ma il cielo è sempre più blu. La bionda giornalista, durante la conversazione, si è messa a piangere parlando dei genitori in Basilicata, che non può al momento rivedere a causa del coronavirus. Non devo commuovermi. Mi mancano tantissimo, ha detto Francesca Barra, dopodiché non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha aggiunto volevo salutare le persone sole e tanto lontane e ai miei li voglio tanto bene e non vedo l'ora di riabbracciarli. La Daniele in risposta allo sfogo emotivo della moglie di Santa Maria ha risposto, ti capisco, anch'io ho la mia famiglia lontana a Padova città di origine di Eleonora Daniele numero di punto S. Segui Controcultura su Instagram, clicca qui.